Benvenuti e benvenute a questo servizio di vino in streaming. Salutiamo tutti i fratelli e le sorelle che sono in ascolto. Ora aspetteremo qualche minuto perché tutti coloro che intendono collegarsi possano farlo prima di avviare questo servizio di vino. E ora sentiamo qualche inno, aspettando i nostri fratelli e le nostre sorelle. Now
Allora, ancora una volta benvenute e benvenuti a questo servizio divino della terza domenica del tempo ordinario. Abbiamo appena sentito due inni protestanti molto, molto conosciuti, molto famosi, molto belli. Amazing Grace, cantato da Peter Hollens insieme a un gruppo corale, e questo Praise to the Lord, cantato nell'abbazia di Westminster in un'occasione, diciamo, molto ufficiale. Prendiamoci un momento per invocare la presenza del Signore in mezzo a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Dice il Signore: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Leggiamo il Salmo 25. A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, O Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, o Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità, per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amor del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, poiché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate, liberami dalle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti. Mi odiano d'un odio violento. Proteggimi e salvami, fa che io non sia confuso, perché io in te confido. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Amen. Amen. Cantiamo ora Forte Rocca. Tentato a noi fa guerra ogni ora.
solo in sé confida. Per noi lotta un uomo possente, che Dio scelse a nostra guida. E sia di wireless, riprendiamo subito la... puoi sederti? No. Ecco, ora pare che la connessione ci sia nuovamente, quindi preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questo giorno e quest'ora. Questo giorno e quest'ora che hanno per la nostra vita un valore particolare. Sono un tempo di pace, di ascolto, di preghiere, di lode, un tempo per cui, per mezzo del tuo Santo Spirito, impariamo a vivere in comunione con Gesù Cristo, nostro Signore. Ti lodiamo perché ci ami tutti e tutte e ci accogli come tuoi figli e figlie. Ti lodiamo per Gesù Cristo, che ci ha fatto conoscere la realtà del tuo regno. Ti lodiamo per lo Spirito Santo che ci riunisce con tutte le nostre differenze. Ti lodiamo per questo giorno che ci separa e ci prepara alla gioia del tuo regno. Cantiamo la tua gloria. Amen. Amen. Cantiamo ora l'inno 169. Un attimo, oggi abbiamo qualche problema di connessione internet. Che è la versione italiana, lode l'Altissimo dell'inno al Praise to the Lord, abbiamo sentito prima.
vittoria. Or su cantiam e tutti insieme giubiliam, in terra e in cielo adoriamo. Lode all'Altissimo quei che dal cielo ha parlato, e l'unigenito per amor nostro ha donato, e ci affrancò e da ogni mal liberò, e gli ha sconfitto il peccato. Lode all'Altissimo, sole di vera giustizia, che sopra gli umili scende benigna e propizia. Il peccator celebri il buon Redentor, che nel suo amor gli perdona. Ne possiamo metterci a sedere. E ora analizziamo la nostra coscienza e la nostra condotta alla luce della legge di Dio, il cui sommario possiamo leggere al capitolo 12 dell'Evangelo di Marco e che Gesù Cristo stesso ci ha sintetizzato appunto qui. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. Di fronte a questo sommario della legge di Dio, analizziamo ora silenziosamente le nostre coscienze per capire, per parlare col Signore, appunto per comprendere quanto ci siamo discostati da questo comandamento. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Amen. Amen. Cantiamo ora Purifica mio Signore. Purifica mio Signore, sarò più bianco della pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Purificami, oh Signore, sarò più
bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Così sia giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, ti piace verità nell'intimo e nel profondo mi insegni sapienza. Se mi purifichi con issopo sono limpido, se mi lavi sono più bianco della neve. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Fammi udire gioia ed allegria, esulteranno le ossa che hai fiaccato. Nascondi il tuo volto dai miei errori e tutte le mie colpe cancella. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Con questa parola la Chiesa può annunciare a coloro che sono pentiti del loro peccato, che il loro peccato è perdonato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ringraziamo il Signore cantando Immensa Grazia, Amazing Grace. Immensa grazia del Signor fu lei che mi trovò da lui lontano a me guardò perduto mi salvò. Da
Quis gris detut my heart to fear, in gris my fears relieved. How precious did the grace appear, the our first believed. Perfetta grazia del Signor, sostegno mio fedel, che viene il male a cancellar e il mondo a rinnovar. The Lord has promised good to me, his word my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Confessiamo ora la nostra fede, confessione di fede della Chiesa Presbiteriana del Sudafrica. Crediamo in Dio Padre, che ha creato il mondo intero, che riunirà tutte le cose in Cristo e che vuole che tutti gli uomini e le donne vivano insieme come fratelli e sorelle in una stessa famiglia. Crediamo in Dio Figlio, che si è fatto uomo, è morto ed è risuscitato in gloria, riconciliando il mondo intero con Dio, rovesciando tutti i muri che separano gli umani, tutte le barriere di religione, di razza, di cultura o di classe, per creare l'umanità unita. Egli è l'unico Signore che ha autorità su tutto. Egli chiama ogni persona e allo stesso tempo la società, la Chiesa e allo stesso tempo lo Stato, alla riconciliazione, all'unità, alla giustizia e alla libertà. Crediamo in Dio Spirito Santo, che è la promessa del regno che viene, che ci dà il potere di annunciare il giudizio di Dio, il suo perdono per le persone umane e le nazioni, di amare e servire tutti gli umani, di lottare per la giustizia e la pace, di chiamare il mondo intero a riconoscere qui ed ora il regno di Dio. Amen. Amen. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, dice il Signore, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. Amen. La prima lettura di oggi è dal libro di Giona, capitolo 3, i versetti da 1 a 10. Giona, capitolo 3, i versetti da 1 a 10. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso,
si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggiano nulla, non vadano al pascolo e non bevono acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si crederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. Seconda lettura dalla prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 7, versetti da 29 a 31. Prima Corinzi 7, da 29 a 31. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Amen. O Dio, santificaci nella verità, la tua parola è verità. E ora vi leggo, fratelli e sorelle, il brano della predicazione di oggi, che è dall'Evangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti da 14 a 20. Marco 1, da 14 a 20. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo». Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini». Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E fin qui la parola del Signore. Il Signore stesso benedica l'annuncio e l'ascolto della sua parola. Amen. Cari fratelli, cari sorelle, questo di oggi è un Vangelo di Marco, è un brano di vocazione. Noi siamo, nella nostra società, portati a credere che la vocazione sia un atto del tutto straordinario, con voci divine, apparizioni, che la vocazione possa essere una cosa riservata anche solo agli uomini di chiesa. Ebbene, non è così, perché Dio chiama ciascuno e ciascuna di noi ha una vocazione. In primo luogo la vocazione del lavoro. Come i riformatori ci insegnano, la vocazione a essere ministro della Chiesa è una delle tante vocazioni che ci sono nel mondo. Ma Dio chiama a fare il giudice, a fare l'avvocato, a fare l'enologo, a fare lo spazzino, o operatore ecologico, è più politicamente corretto oggi dire così. Dio chiama a fare l'insegnante, a fare tante cose, purché lecite e buone. Ecco, se proprio devo essere sincero, a fare l'operatore di borsa, a fare chi specula, questo sarà anche legale nel nostro mondo, ma non è molto buono a livello etico. Dubito che Dio chiami a quelle vocazioni, ma la maggior parte delle vocazioni civili che esistono nel nostro mondo, che permettono di dare anche dei servizi agli altri,
sono tutte vocazioni volute da Dio. Pensiamo a chi fa il cuoco, il pizzaiolo, che dà da mangiare agli altri. Gesù chiama a questa vocazione, ma la vocazione nel lavoro deve essere sorretta da una vocazione della fede, che appunto non è solo quello di sì, vado a studiare teologia, voglio fare il ministro della Chiesa, voglio che questi miei talenti siano al servizio della Chiesa, ma è una vocazione che anche nel proprio lavoro e nella propria vita è data dalla fede e dal ravvedimento. Abbiamo sentito il profeta Giona. Poi il brano in questione non dice che in realtà poi il profeta Giona si adira contro Dio perché ha deciso di risparmiare la città di Ninive. Ma Dio si pente. Nell'Antico Testamento spesso Dio è descritto con tratti antropomorfici, no? Quindi Dio si adira, Dio si pente come fosse una persona umana. Dio si pente del male minacciato rispetto a Ninive. Quello che è raccontato lì nella Bibbia non è un episodio storico, è un episodio che però ci vuole spiegare cosa dovremmo fare. E lì questa città, Ninive, era una sentina di peccato, era una città veramente una nuova Sodoma. Però la gente crede nella predicazione del profeta Giona, quindi crede non tanto al profeta Giona, ma alle sue parole, quindi al messaggio che Dio gli vuole inviare, e si ravvede. E Dio, che è amore e misericordia, perdona gli abitanti di Ninive. E ovviamente il lezionario ci mette questa domenica quel brano perché è complementare a quello che è offerto per la predicazione, in cui il focus centrale è proprio la vocazione. Il tempo è compiuto, dice Gesù. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Credete alla buona notizia. Alla buona notizia di un Dio che non vuole essere un Dio vendicativo, che non vuole essere un Dio d'odio, che non vuole essere un Dio che opprime le proprie creature, ma un Dio di liberazione, un Dio di amore, un Dio misericordioso, un Dio che perdona sempre il peccatore, un Dio che non chiede altro che di essere ascoltato e amato. E Gesù quindi passa lungo il mare di Galilea, che poi il mare di Galilea non è il mare Mediterraneo che bagna la Galilea, ma è il lago che tuttora esiste nel nord di Israele. E trova queste persone semplici e umili, i suoi primi discepoli. I suoi primi discepoli e anche i suoi primi apostoli. Quindi Simone, che poi fu chiamato Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello. E tutti questi sono dei pescatori. Ora bisogna capire che se anche pescatori non hanno una, diciamo, non hanno una figura sociale di vertice nella nostra società, ancor meno lo erano nella società del tempo. Erano molto simili a degli umili braccianti a giornata. Erano, possiamo dire, alla base terminale della società. E Gesù gli dice: venite con me, io vi farò pescatori di uomini. Ora però ci vuole una gran fede in Dio per lasciare tutto, per lasciare l'unica professione che ti dà un sostentamento, professione assolutamente legittima perché dà da mangiare alle persone, per seguire Dio. E per seguire un tizio che è, nell'Israele del tempo era uno dei tanti predicatori itineranti
che ci potevano essere uno dei tanti apocalittici che parlava, insomma, della fine dei tempi, seguirlo e lasciare tutto, lasciare le famiglie, perché quasi tutti gli apostoli di Gesù erano sposati, e chi non era sposato comunque aveva una madre, un padre, delle sorelle, dei fratelli. Riflettiamo su questo, fratelli e sorelle. Quanta fede bisogna avere in Dio per fare un'azione del genere? E poi, abbiamo sempre noi nella testa la frase di Gesù che predicava il Vangelo di Dio, che predicava la buona novella, la buona notizia. E dice: il tempo è compiuto. Perché il tempo è compiuto. Il tempo è compiuto, si sta compiendo e si compierà. Il regno di Dio è vicino. È vicino. Qualcuno potrebbe oggi obiettare, sì, ma loro credevano che fosse veramente vicino, sono passati 2000 anni. Ma cosa sono 2000 anni rispetto alla mente di Dio? Niente. Anche se poi, se volessimo guardare oggi nella nostra società ipertecnologica, moderna, bisogna dire che forse passeranno altri 2000 anni, però se riflettiamo, studiamo, analizziamo bene la scrittura. I segni di compimento del tempo di Dio si stanno moltiplicando. Uno di questi è senz'altro la nostra emergenza ecologica, per esempio. I segni che questo mondo materiale sia quasi sul punto di crollare ci sono tutti. Certo, in ogni epoca della storia, dopo l'annuncio di Gesù, c'è stato sempre qualcuno che ha pensato che l'ultimo dei giorni si stia avvicinando. Noi stiamo passando un tempo che si sta compiendo e si sta compiendo attraverso quello che nel libro dell'Apocalisse è chiamata la grande tribolazione. Però la parte importante di questa frase di Gesù non è tanto il tempio è compiuto e il regno di Dio è vicino. È importante sì per farci dire che il regno di Dio è vicino in quanto Dio stesso è vicino a ognuno e ognuna di noi. Ma poi c'è l'imperativo morale: ravvedetevi e credetene al Vangelo. Ed è esattamente questo che noi come cristiani, che noi come chiese, dobbiamo fare e dobbiamo predicare. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Oggi, purtroppo, ancora più che ai tempi di Gesù, se uno ora dopo si scendesse in strada e si cominciasse a dire ravvedetevi e credete al Vangelo, la gente si prenderebbe per matti. O per una di quelle sette, come Testimoni di Geova, come Mormoni, come queste chiese, diciamo più, alcuni dei quali Testimoni di Geova non sono neanche cristiani, ma comunque chiese fondamentaliste, che però in una cosa non hanno torto nel fatto di porre l'accento sull'evangelizzazione. Che le nostre chiese, diciamo, che si riferiscono a esperienze e a dottrine più storiche, hanno spesso e volentieri dimenticato. Comunque, anche nella nostra vita, senza fare scelte drastiche come Simon Pietro, come Andrea, come Giacomo, figlio di Zebedeo, come Giovanni, possiamo comunque lasciare e seguire Gesù. Bisogna vedere, per esempio, come facciamo il nostro lavoro, con quale etica, con quale senso di responsabilità e con quale distacco dai beni terreni. Perché poi, e il Vangelo, i Vangeli ce ne danno tante testimonianze, il distacco più difficile per noi esseri umani è proprio quello dalle cose materiali. Ricordatevi il racconto del giovane ricco, a cui Dio dice, a cui Gesù dice: ma tu hai fatto questo, hai seguito, hai amato il Signore, eh? Io ho fatto tutto questo fin dall'infanzia. Bene, ora ti manca solo una cosa: vendi tutto e seguimi. Lascia tutto ai poveri, vendi tutto ai poveri e seguimi. E il giovane ricco si rattrista e se ne va. Perché più uno ha e più uno soffre nel lasciare
lasciare. Più uno ha materialmente e più soffre, ma questo vale anche in senso nobile e in senso spirituale. Più uno ha, per esempio, amore verso una persona e più soffre al momento del distacco, che può essere la morte fisica, ma anche in maniera meno drastica può essere un divorzio, una separazione, o anche solo il fatto che questa persona è costretta a non relazionarsi perché va a lavorare all'estero o comunque in un posto molto lontano. L'essere umano è fatto così, più si ha e più si soffre poi al momento del distacco. Ed è particolarmente difficile appunto quando uno è ricco, quando uno ha tante cose materiali. Chi è nato in una classe sociale più modesta, più povera, è abituato fin dall'infanzia a farsi bastare il poco che ha. Ma chi è nato nel lusso, negli agi, nelle ricchezze, nel potere, e poi è costretto a rinunciarci, soffre molto. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Ecco, e questo non è un processo che noi possiamo dare per scontato, non è un processo che noi possiamo dare per acquisito per sempre. Ogni giorno noi combattiamo con Satana, ogni giorno noi combattiamo con il nostro egoismo, combattiamo con la nostra incredulità, anche con la nostra ragione, che poi ci porta a dire: ma Dio esiste per davvero? Oppure, forse domanda ancora peggiore, Dio esiste, ma è veramente buono? È veramente amore? E noi ci combattiamo sempre con questo. Quindi ogni giorno abbiamo bisogno di ravvederci e di credere al Vangelo. Ogni giorno è una lotta. È una lotta in cui però noi abbiamo un alleato fondamentale, che è Cristo, che si è sacrificato per noi. E noi possiamo chiedere la sua intercessione affinché non solo ci vengano rimessi i peccati, ma anche perché la nostra incredulità si trasformi in fede. In tante parti dei racconti su Gesù ci sono persone che dicono: io credo, ma sostienimi, perché potrei poi non credere più. Io credo, ma sono troppo debole. Ecco, tutti noi siamo troppo deboli. Non esiste in realtà veramente colui o colei che ha una fede incrollabile. Anche quelle persone che ci sembrano che abbiano una fede incrollabile, almeno rispetto alla nostra, sono comunque tormentati da dubbi, sono tormentati dall'imperfezione del nostro essere peccatori. Se forse riescono a superare queste crisi è proprio perché si lasciano totalmente sotto la benevolenza, l'amore, la misericordia di Dio. E si dicono interiormente sempre, ogni giorno: mi devo ravvedere, devo credere al Vangelo. Come si può ravvedersi e credere al Vangelo? Giorno per giorno. Non è una cosa semplice, ci vuole una certa predisposizione d'animo, ci vuole la costante pratica di alcune devozioni. La devozione principale è la lettura e lo studio della Bibbia. Mentre altre chiese, come quella cattolica romana, ha altri tipi di devozioni che per noi sono difficili da accettare, anche perché sono in contrasto con quello che dice la Bibbia, come la devozione nei confronti di andare a messa tutti i giorni, o della Madonna o dei Santi. Noi abbiamo la parola di Dio, che va spiegata, che va contestualizzata, ma noi abbiamo soprattutto l'Antico Testamento. Però un brano come questo in realtà non ha bisogno di una storicizzazione, di una spiegazione eccessiva. Credo sia immediato nel cuore di ciascuno di noi quello che Gesù ci dice. Gesù non lo diceva solo a coloro che incontrava in quel tempo. Gesù ce lo dice ancora oggi: ravvedetevi e credete al Vangelo, perché il regno di Dio è vicino. E poi la pratica di riconoscenza verso la grazia di Dio,
il perdono, la misericordia, la grazia di Dio che noi non meritiamo, nessuno, nessuno di noi meritiamo. Noi siamo imperfetti e peccatori e Dio ci potrebbe condannare alla dannazione eterna e sarebbe giusto nel farlo. Ma visto che l'amore che è in Dio è superiore alla sua giustizia, infatti Dio stesso si può definire amore più che giustizia. Dio è giusto, ma è più padre, è più amorevole, è più amore che giustizia. Allora lui ci dà, e per ringraziarlo noi cosa dobbiamo fare? Qui entrano appunto le opere. Le opere non tanto per arricchirsi come in certe teologie della prosperità, eh? Più mi adopero per arricchirmi, più sono sicuro della grazia di Dio. Questa è una oscenità sul Vangelo. Ma operarsi per gli altri, nella diaconia delle chiese, nelle associazioni di volontariato anche laiche, che assistono i malati, che danno un vestito, danno da mangiare e da bere ai poveri. Ecco, queste due pratiche favoriscono molto, e parlo anche per esperienza diretta, il ravvedimento e il credere al Vangelo, perché ci pongono a diretto contatto con, da un lato, la parola di Dio e con l'altro lato con l'applicazione della parola di Dio. Ricordiamoci Matteo 25. Benedetti voi del Padre mio, perché ero affamato e mi deste da mangiare, ero nudo e mi vestiste. Perché qualunque cosa noi facciamo al prossimo, lo facciamo a Dio. E l'amore che noi riversiamo verso il prossimo, noi lo riversiamo verso Dio. Ecco, quindi, in conclusione, fratelli e sorelle, bisogna non disperarsi se ci rendiamo conto che la nostra fede è poca, perché è sempre poca. Però neanche limitarsi o crogiolarsi nel pensiero: io sono solo un essere umano e quindi anche se credo poco cosa posso fare? Perché c'è appunto l'ultima e definitiva arma contro le seduzioni, contro i dubbi che ci dà Satana. Se la prima è lo studio della parola di Dio, la seconda è adoperarsi per metterla in pratica nelle opere verso le altre persone, la terza è sicuramente la preghiera. E noi nel nostro mondo così frenetico ci ritagliamo sempre minori spazi per la preghiera. A volte, oggigiorno, la gente si blocca perché crede di essere in dovere di inventarsi delle preghiere particolari. C'è chi ci riesce, ha una predisposizione per questo. Ma la Scrittura ci dà già le preghiere. Non c'è solo il Padre Nostro, ma c'è il Libro dei Salmi, per esempio. Ci sono altre preghiere in molti altri passi della Bibbia. L'importante è che noi non lo facciamo meccanicamente, come un'incombenza che dobbiamo per forza fare perché a certe ore del giorno bisogna farla, ma che noi crediamo realmente in quelle parole che la Bibbia ci pone davanti e le usiamo come mezzo per mettersi in relazione con Dio. Quindi, fratelli e sorelle, l'invito è a ravvedersi, perché il giorno può venire quando meno ce l'aspettiamo, come un ladro di notte, come spesso la Bibbia ci dice. E dobbiamo credere al Vangelo, credere al Figlio che si sacrifica per noi, Gesù Cristo, a credere in un Dio che non è un Dio vendicativo, non è un Dio d'odio, non è un Dio che si presta allo sfruttamento, al capitalismo, alle carestie forzate, ma è un Dio di amore, è un Dio che ci vuole e che ci ama tutti allo stesso modo, è un Dio di pace e di giustizia. Amen. Amen. Allora, cantiamo l'inno 339.
Veglia al mattino, ancor che un cielo puro sembri annunziare te. Sembri annunziare calmo il dissere, può il tuo orizzonte rimanere oscuro e la tempesta sorge in un balen. Veglia al mattino, la sera veglia ancora, si veglia ogni ora, prega e si fedele. Veglia durante il giorno quando freme il turbin della vita intorno a te, con le loro voci il mondo e il cuore insieme, non copra mai la voce del tuo re. Veglia al mattino, la sera veglia ancora, si veglia ogni ora, prega e si fedele. Veglia la sera quando tutto tace, talora quel silenzio ingannator, in cui si cela il tentatore mendace, sicuro e solo chi veglia col Signor. Veglia al mattino, la sera veglia ancora, si veglia ogni ora, prega e si fedel. Si veglia sempre, veglia in ogni luogo, che sempre ovunque puoi cader qua giù. Così del mal potrai spezzare il gioco e pregustar la pace di lassù. Veglia al mattino, la sera veglia ancora, si veglia ogni ora, prega e si fedele. Il nostro Signore Gesù Cristo dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace del Signore sia sempre con voi. Signore, concedici la tua pace. Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione e affetto nel nome di Cristo. Pace, bene. Pace. 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 Pace, bene. Ricordo a tutti i fratelli e le sorelle che per intervenire in diretta nel nostro servizio divino potete scrivere sotto a questo video su Facebook oppure mandarci un messaggio WhatsApp al 389-8858-211. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Li leviamo in alto al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Dio nostro Padre e nostra Madre, noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo per tutto ciò che hai fatto per noi, per la nostra vita con le gioie e i dolori, per il creato splendente e bellissimo che hai fatto, per il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita. Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo nome santissimo. Santo, 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 santo è il nostro Dio, Signore della terra, Signore della storia. Ci accompagna nel cammino, nei giorni di tristezza, dell'universo è l'unico Signore, benedetto è il nome del Signore, ora e in eterno. Cantiamo il Simbulum 77. Yeah.
credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola Santo, tu ci ami anche quando noi ci allontaniamo da te. Per noi ha inviato il tuo figlio unigenito Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i peccatori, per mostrare al mondo intero il tuo amore infinito per noi. Egli morì sulla croce e tu l'hai fatto risorgere in gloria. Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Amen, Signore. Amen. Signore, manda il tuo Santo Spirito affinché questo pane e questo vino possano per noi significare realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Questo pane che noi spezziamo è la comunione con il corpo del Signore Gesù Cristo, che è stato spezzato sulla croce per noi e per tutti. Questo calice della benedizione, per il quale rendiamo grazie, è la comunione con il sangue del Signore Gesù Cristo, che è stato sparso sulla croce per noi e per tutti. Questa cena è apparecchiata per tutti e tutte. Venite, chi professa la fede nel Signore Gesù risorto per la nostra salvezza, partecipi a questa Eucaristia. Corpo di Cristo dato per te. Amen. Corpo di Cristo dato per te. Amen. Il corpo di Cristo dato per te. Amen.
sangue di Cristo dato per te. Amen. Il sangue di Cristo dato per te. Amen. Il sangue di Cristo dato per te. Amen. Preghiamo. Dio di gloria infinita, abbiamo visto con i nostri occhi, toccato con le nostre mani il pane di salvezza e il pane del cielo. Rafforzaci nella vita comune, fa che possiamo crescere in amore per te e gli uni per gli altri per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 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 Possiamo metterci a sedere tutti. È il momento degli annunci. Il prossimo servizio divino, se almeno qui in Toscana rimane la zona gialla del governo, dovrebbe esserci il prossimo 14 febbraio e poi il 28. Quindi preghiamo che si possa compiere questo, non solo per poter fare il nostro servizio divino in presenza, ma anche perché vuol dire che evidentemente l'epidemia non si è dissolta, perché ci vorranno ancora molti mesi, ma quantomeno si è attenuata, e che quindi sia poi anche possibile che io vada a Roma, a Terni, per curare queste comunità che ormai da molti mesi vedono il servizio divino solo online, e questo ovviamente vorrà dire che vi saranno meno morti, meno ricoverati in ospedale. Bisogna tutti Speriamo. Pregare per questo. Sì. Probabilmente nella settimana fra il 15 e il 21 febbraio faremo un'iniziativa online, si chiama un webinar, non so come si pronuncia esattamente in inglese, insomma un seminario online, ecco, per dirla più in italiano, sulla libertà religiosa. Ci sarà probabilmente un esponente della comunità ebraica di Roma in collegamento, quindi stiamo realizzando anche col contributo del candidato al pastorato Davide Romano della nostra chiesa di Palermo questa iniziativa. Speriamo di potervelo offrire, perché insomma il 17 febbraio sulla libertà religiosa è importante per noi, è importante però anche per gli ebrei e per tutte le minoranze religiose in questo paese. Per quanto riguarda le offerte, ricomunicheremo nel sito delle chiese, nel sito delle chiese locali, su Facebook, l'IBAN a cui ho il numero di PostePay a cui inviare le offerte, perché comunque la chiesa ha alcune spese fisse anche se opera poco sul territorio. Ci sono altre comunicazioni, no, anche da... Preghiamo tutti perché questa situazione, che è scomoda per noi ma è comunque drammatica, e sono reduce da alcuni giorni in ospedale, quindi ho visto con mano la situazione che è nei nostri ospedali, anche in una regione in cui la sanità funziona abbastanza bene come la Toscana, che la situazione negli ospedali è già tragica normalmente, perché comunque ci sono persone malate, persone che muoiono, con questa emergenza, questa pandemia si è credo aggravata ancora di più. Quindi possiamo andare verso la conclusione del nostro servizio divino con le preghiere di intercessione, che intercaliamo come sempre con il nostro responsorio. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Io vi chiedo di pregare di nuovo insieme il Signore per il Corno d'Africa e in particolare per l'Etiopia,
che in un momento veramente tragico ci sono, al di là di quelle che sono le parole del primo ministro etiope, che dichiara che sta portando alla normalizzazione il paese, in realtà c'è la guerriglia, ci sono decine di migliaia di profughi, ci sono bambini che non hanno né cibo né assistenza sanitaria, ci sono famiglie distrutte dalla guerra, le etnie si uccidono le une con le altre. Ed era un paese che sembrava stabile, che dava stabilità a tutto il Corno d'Africa, e invece in questo momento non solo le persone tante soffrono, ma ci sono rischi di guerra anche con altre nazioni confinanti. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Sì, volevo pregare affinché non ci siano, ecco, degli interessi anche su questi vaccini, affinché, diciamo, le case farmaceutiche abbiano un guadagno in questo, perché siamo tutti fratelli e appunto siamo tutti umani, tutti bisogno di cure. Spero che non si intersecano delle situazioni di interessi economici, insomma. E poi voglio pregare anche per Andrea, visto che appunto sta passando questo periodo precario di salute, affinché, insomma, ci siano dei miglioramenti e possa proseguire un percorso più sereno. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Maristella da Piombino ci ha inviato tramite Facebook questa intenzione di preghiera per i bambini abusati, sfruttati e uccisi in tutto il mondo. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. Andrea da Roma invece tramite WhatsApp ci ha inviato questa intenzione, cioè una preghiera affinché le varianti del virus non influiscano sull'efficacia dei vaccini. Manda il tuo spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amor. Preghiamo, Padre, accetta tutte queste nostre preghiere, accetta tutte quelle che sono risultate inespresse alle nostre labbra, ma che tu leggi nei nostri cuori. Ti vogliamo pregare per tutti coloro che sono in ospedale, per i malati terminali, per coloro che sono in carcere, per coloro che vivono nella povertà, nella miseria, per i migranti che affrontano la morte o il pericolo della morte perché la situazione nei loro paesi è insostenibile, per tutti coloro che soffrono, anche psicologicamente, affinché tu possa consolarli e possa usare noi, tuoi servi, per consolare queste persone. Ti vogliamo pregare per i governanti nel mondo affinché possano essere redenti, possano convertirsi a te e al tuo Vangelo e non pensino alle loro brame di potere, alle ricchezze e all'interesse personale. Tu, Signore, sei il Re di tutti i popoli. Provvedi a ogni popolo, provvedi a ogni paese e converti i cuori affinché non venga immolato il mondo al profitto, ma perché il mondo possa, nel rispetto del tuo creato, produrre affinché tutti possano avere giustizia, equità e serenità. Tutto questo noi ti preghiamo nel nome e per l'amore di Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha insegnato a pregarti con queste parole.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E ora l'ultimo inno di questo servizio divino, che ha la stessa musica di questo, ma non è questo, è Gloria al Padre. Signore ci benedica e ci protegga, Signore faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio, il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen, Signore. Pace bene a tutti, che il Signore possa esservi vicino, e la registrazione di questo servizio divino sarà disponibile entro pochi minuti per rivederlo qui sulla pagina Facebook di Agape TV e entro uno o due giorni sul canale YouTube della Chiesa Protestante Unita Nazionale. Una buona domenica a tutti e a tutti.